Diciamo che è stata una partita molto difficile, loro erano probabilmente più brillanti di noi, non so quanto sia una cosa positiva essere così brillanti subito all'inizio, erano un po' più brillanti, dicevo, nel senso arrivavano sempre prima e diciamo noi abbiamo trovato delle difficoltà, c'è da dire anche che a parte qualche giocatore nuovo che ha giocato, c'era qualche giocatore tipo me che rientrava da un infortunio importante, tipo Ciccio, Christian che era ritornato a giocare, magari abbiamo saltato una parte di preparazione, perciò quando giochi contro una squadra forte come il Pescara, magari non c'hai tutti i giocatori al 100%, magari puoi subire qualcosina in più. Però se si possono migliorare tante cose, però se dobbiamo guardare il lato positivo della squadra, che la squadra è rimasta sempre compatta, una squadra che si parlava, cercava di aiutarsi anche nei momenti di difficoltà. Io, come ho sempre detto, in un campionato di Serie B che è molto difficile, non ci sono mai partite scontate, le cose principali sono aiutarsi, essere compatti e cercare sempre di correre più dell'avversario. Diciamo che io dall'anno scorso abbiamo perso dei giocatori importanti, dei bravi, intanto delle brave persone, degli uomini, però ne sono arrivati altri che diciamo che io li ho vissuti poco in ritiro, però adesso da quando siamo rientrati ho cominciato a capire i ragazzi, sono ragazzi che hanno voglia di mettersi in mostra, di dare il 100%. Poi nel calciomercato che si è chiuso forse è una cosa positiva, così mentalmente tutti non pensiamo più altro che ad allenarci e cercare di fare bene le partite. Poi il calciomercato che devo dire, io pensavo dall'inizio della stagione che stiamo iniziando di perdere due giocatori importanti che si andavano ad assommare assieme agli altri che avevamo già perso, che potevano essere Matteo e Christian. Invece me li ritrovo di nuovo qua, io siccome sono a parte giocatori che non si discutono, sono degli uomini e sono contento di ritrovarli e credo che per Trapani e per la città di Trapani avere giocatori così importanti sia un motivo d'orgoglio. No, ma l'aria è sempre positiva, più che altro perché chi arriva qui a Trapani è sempre messo a suo agio, nel senso che ti crei subito, c'è uno staff giovane, i fisioterapisti giovani, perciò non ce l'hai il problema di ambientarti subito. Però i ragazzi giovani sì, sono un po' più pimpanti, però basta che uno li tiene un po' calmi, diciamo che capiscono subito come l'andazzo qua di Trapani, il problema non c'è, l'importante è che uno si allena sempre al 100% e cerca di ottenere gli obiettivi che sono quelli di fare più punti possibili quando si gioca. Una partita difficilissima perché noi dobbiamo pensare per chi arriva dove a giocare un campionato di Lega Pro sia una partita semplice, anzi io ho vissuto 4 mesi là e so cosa significa indossare la maglia del Vicenza, che è una maglia gloriosa, perciò una squadra che ha vinto la Coppa Italia negli anni 90, cioè questo sta a dimostrare che giochiamo contro una squadra importante. Poi abbiamo l'esempio della Cremonese, una squadra che magari si dilega proprio, però c'è dei giocatori bravi, organizzati, cioè se tu non stai attento e curi i minimi particolari rischi di non fare punti. Sì, condivido il pensiero del mister perché dopo che tu cominci a assimilare allenamenti e partite, è bene che prosegui in questo andazzo. Magari se ti fermi e poi riprendi, arrivi sempre nella partita successiva che magari già abbiamo poco minutaggio, vedi io che magari ho avuto il periodo del mese di infortunio dell'operazione al menisco, ma anche gli altri compagni ne subiscono perché già mi sembra abbiamo fatto due partite solo ufficiali che penso siano quella con la Cremonese e quella col Pescara. Ah, io credo che i ragazzi hanno già visto qual è l'ambiente, la gente, almeno io ho vissuto già un anno qui e so cosa significa giocare a Trapani, ma penso che già dalla prima partita anche loro se ne sono resi conto che la gente ha sempre sostenuto a fine partita dopo che hai perso con una squadra di C, la gente ti ha applaudito, ti è stata vicina, perciò si va in campo con massima concentrazione e cercare di fare più punti possibili. Sempre più difficile di quello prima, Franco, perciò senza il campionato di B è sempre molto difficile. Vedi la prima partita di campionato, il Catania che prende 3 gol, il Bologna che perde, lo Spezia che perde, perciò il Modena che ha vinto 3-0 a Palermo ieri sera probabilmente meritava la sconfitta. Cioè, non ce ne sono partite semplici in Serie B. In Serie B tu devi affrontare il campionato pensando partita singola e pensando di giocare la tua partita al massimo delle forze, perciò se uno ragiona così e cerca di porsi l'obiettivo settimanalmente, credo che può fare più strada possibile in un campionato così difficile.
c'è sempre qualche squadra che magari potrebbe essere il Palermo della situazione, vedi il Catania, vedi il Bologna, però all'inizio, come ricordiamo tutti, anche il Palermo l'anno scorso ha esonerato Gattuso, le prime partite non andava bene, perciò se non inquadri bene come la situazione nella Serie B non riesci a vincere le partite facilmente. No, bene, l'anno scorso riuscivo a, bene o male, a giocare, ad allenarmi, perciò dopo la partita col Bari avevo avuto questo problema al ginocchio e me lo sono portato dietro 2 mesi. Poi quest'anno inizio il ritiro, anzi a giugno avevo provato a fare un certo tipo di cura evitando l'operazione, però alla fine ho visto che nei primi giorni mi si gonfiava e ho preferito avere quel mese e poi recuperare gli allenamenti dopo, e ho preferito operarmi lì. Però diciamo che se uno c'ha una soglia del dolore abbastanza elevata riesce a superare qualche problemino. Quando tu giochi con dei giocatori bravi è facile, magari all'inizio magari puoi avere qualche difficoltà, però sai, quando conosci il ruolo, sai come ti devi muovere, probabilmente possono cambiare delle minime cose che sono cose che ti chiede l'allenatore, però basta allenarsi con continuità e cercare di fare qualche partita assieme, poi piano piano conosci le caratteristiche dei tuoi compagni e in base alle caratteristiche cerchi di, magari ne so, se giochi con uno più regista, più offensivo, come magari mi poteva capitare l'anno scorso se giocavo con Christian o magari con Peppe, che erano due giocatori diversi, riesci, capito, a tenere una posizione in campo diversa. Ma io credo che il mister non si pone questo problema perché sa di avere dei giocatori che possono fare sia a 2 che a 3, perciò credo come sua logica di gioco ha sempre giocato con i 2 il mister, però adesso vedo che spesso anche in partita in corso cambia, si mette a 3, pure in base a come giocano gli avversari, perché quando la squadra sta al 100%, tante partite le abbiamo giocate magari con avversari che giocavano a 3 a centrocampo e tu riuscivi a tenere un po' le cose così perché stavi bene, magari in altre partite quando non stai benissimo il mister preferisce avere parità numerica a centrocampo perché alla fine è lì dove c'è il fulcro del gioco e dove si gioca la partita. Sì, probabilmente un pochino si avverte, però io credo che, visto che noi siamo tutte persone molto intelligenti, sappiamo che adesso è un po' più difficile perché l'anno scorso magari eravamo la matricola e nessuno ti conosceva, nessuno sa cosa significava venire a giocare a Trapani o come giocava il Trapani o che tipo di giocatore era il Trapani. Adesso ci conoscono un po' di più, perciò è ancora un po' più difficile affermarsi. Però io credo che con l'umiltà, con la voglia di lavorare, ascoltare quello che ci dice di fare il mister, ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Nulla toglie però che noi sappiamo che per noi l'obiettivo principale è quello di rimanere in categoria. Poi tutto quello che viene dopo, ben venga, però io sono uno di quelli che pensa prima di arrivare prima possibile alla salvezza. Poi tutto quello che verrà, l'ho sempre detto anche l'anno scorso, ben venga. No, devo dire che va abbastanza bene, anche se io sono sempre un amante dell'erba, però va bene così. Dell'erba del terreno di gioco. Sì, sì.